cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Abbiamo fatto una caricatura a Mussolini. Mussolini aveva un cavallo bianco, non so cos'è. Allora aveva fatto uno schizzo su un asino e c'era sul duce, uno che mi sembrava il duce. Aveva fuori il manifesto. Si sono scatenati in un modo terribile contro di noi per farci parlare. E cioè, a me mi hanno portato in una sessione, non nella mia sessione, in un'altra sessione. Mi hanno dato tante botte. Poi, quando sono caduto per terra, col piede così, mi hanno fracassato su qua. Un brigadiere dei carabinieri è stato ucciso nel mio gruppo. Allora mi hanno dato la colpa in parte a me e anche agli altri. E mi sono fatto un processo. Ecco, da lì è cominciato il mio arresto. Non erano loro i fascisti, era la reazione, che non volevano dare le 8 ore di lavoro che avevano promesso. Allora, sono fatto il processo, a me e a 2 o 3 altri si è andato 10 anni di carcere. Quando si arrivava nel carcere, ti mettevano nelle celle a basso. Alla mattina ti chiamava il direttore, il capoguardia, e ti indicavano la cella dove entravi e ti portavano al passeggio. Una mattina si apre il coso del passeggio e noi si corre subito a vedere chi è che è arrivato. E c'era un ometto piccolo, tutto un po' deforme. Aveva, siccome che la giacca non ci stava, c'era una giacca grande, ci arrivava fin qui ai ginocchi. I pantaloni, perché era deforme qui, per dargli li aveva voltati su così, ma sembrava qualcosa di incredibile, eppure ha sempre vissuto così, perché non si fa il vestito per lui, ti dà quel taglio che ti mettono a posto. Allora è entrato dentro e ha detto, io mi chiamo Gramsci, io avevo inteso a Milano che c'era un gruppo a Torino, che c'era uno che si chiamava Gramsci, ma però non sapevo niente. A Gramsci venire dal niente, come noi, la sua forma mentale. Allora aveva un modo da fare, come si vede nella sua forma mentale, che ti convinceva di una certa facilità. E difatti a noi ci ha spiegato che l'Italia non era la Russia, che qui c'era il contadino sulle Alpi che con una vacca era la pietanza e aveva il suo pezzo di terra e non potevano darci il pezzo di più. Invece nel meridionale c'era l'ulivo era la pietanza. Ecco, ci spiegava che non si poteva fare come in Russia. Ecco, qui il problema era diverso, la piccola proprietà, il fatto che non si poteva dare quello che non c'era. Ecco, ci spiegava tutte quelle cose lì per dimostrarci le difficoltà della lotta. Gramsci aveva una linea diversa. Lui diceva,
cosa volete fare alla rivoluzione, un piccolo gruppo così, contro il fascismo? Bisogna unire tutte le forze antifasciste, non chiamare socialfascisti quello che è liberale, quello che è socialista e così. Basta che siano antifascisti, noi facciamo un'unione. Non possiamo dire domani facciamo la rivoluzione, domani facciamo la costituente, le elezioni. Quello che sarà il gruppo che vince è quello che comanderà. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E tu madre perché non sei morto? Prima di andare nei partigiani ero soldato ed ero in Francia. In Francia mi hanno preso i tedeschi e con l'aiuto di una ragazza tedesca che era della francese, che era della resistenza, sta ragazza, mi ha aiutato a scappare via, a liberarmi dai tedeschi e mi ha accompagnato fino alla frontiera italiana. E lei pensi che io giorno e notte ho camminato per 43 giorni sempre nei boschi, nei campi per ritornare in Urbino tutto a piedi. Pensi lei che gigiolica. E quando sono arrivato in Urbino, cosa ti trovo? Era già nata la Repubblica Sociale Italiana, tutti i soldati sbandati, come ero io, che non si presentano, saranno fucilati. E allora, cosa dovevi fare? Ha dovuto prendere, scappare via, andare nel bosco, anche se non avevo voglia per dire. Ho dovuto prendere la via dei partigiani, perché quella dei soldati ero stanco e poi specialmente la Repubblica Sociale non disse niente. C'era mio padre che andava sempre fuori alla sera e una bella sera è ritornato, mi ha detto guarda Cleto che c'è un proclama di Almirante Mezzasoma che chi è che non si presenta fucilazione. E allora ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto con il padre che faceva da staffetta la strada di Secchiano, è arrivato fino a un punto, poi ci ha lasciato e noi a piedi siamo andati a Pianello Morena. Morena, dopo un po' di giorni mi trovo che non c'era organizzazione, i badogliani volevano le armi, però senza sacrificarsi, senza niente. Avevamo saputo già la sera che certe compagnie, battaglioni, la Picelli, la Guadalajara, la Dini, la Salvalai, siamo andati là. E c'era anche il professor Mari. E allora da lì siamo andati al comando della Quinta Brigata. Non abbiamo fatto a tempo arrivare che dietro con i cavalli volevano raggiungerci a noi per riportarci via. Ci siamo fatti una risata di che siamo andati al comando, dice noi altri vogliamo arruolarsi con così, 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 così. C'era uno di Cagli che era un comandante politico, anche Samuele Panichi, mi conosceva bene, senza discorrere tanto, senza cosa, ci hanno arruolato. La lotta partigiana in provincia di Pesaro ha una data precisa, 1 novembre 1943. Questa data ricorda fatti tragici che sono accaduti qui in questo piccolo nucleo a Camassasette. Quel giorno, il giorno di festa perché è il giorno dei Santi, la popolazione ha l'abitudine, aveva e ce l'ha ancora per tradizione, di raccogliersi a mezzogiorno a tavola presto
per poi recarsi al cimitero ad onorare i morti defunti. Siccome Camassasette poi dista 3 chilometri dal cimitero di Chiti, è evidente che verso le 11:30 la gente si trovava quasi tutta a casa. E i tedeschi colsero quest'ora come elemento di sorpresa. Infatti arrivarono qui verso mezzogiorno, scesero dai camion e circondarono tutto il paese di Camassasette, in modo particolare la casa di Ferrierimo, perché così almeno si diceva che l'intenzione era quella di catturare questo uomo che rappresentava, era un simbolo dell'antifascismo in tutta la nostra zona. Appena arrivati qui nel paese, uccisero un giovane di 19 anni, un certo Bernardi Pierino, che vedendo arrivare i soldati fuggì di casa spaventato. Una raffica di mitragliatrice lo uccise e il suo corpo fu ritrovato dopo una settimana in un bosco dove era precipitato morendo. Poi si ingaggiò la battaglia, perché Ferrierimo non pensò nemmeno lontanamente di arrendersi. Cominciò a sparare correndo da una finestra all'altra della sua casa, perché aveva i tedeschi davanti e nel retro. I tedeschi erano stati portati qui da alcuni fascisti del posto, che avevano indicato non solo il paese ma anche la casa precisa dove abitava Ferrierimo. Mentre si svolgeva questa battaglia furibonda, veramente furibonda, una donna, la Cecchini Adele, aprì la porta di casa per rendersi conto di quello che stava succedendo. Un tedesco la affrettò, l'uccise sulla porta di casa. Un'altra donna, una certa Grandicelli Assunta, mi pare, di 29 anni, corse sul ballatoio di una scala esterna alla propria casa per cercare i figli. Aveva 2 figlioletti, Mario e Maria, che frequentavano le scuole elementari, per chiamarli. E anche questa fu uccisa nel ballatoio della scala di accesso alla sua casa, alla sua abitazione. Un particolare, un tedesco, forse più coraggioso degli altri, riuscì, non visto da Ferri, ad attraversare di corsa la strada e raggiungere il portone dell'abitazione di Erivo. E naturalmente questo significava un pericolo mortale per Ferri stesso. Nella casa vicino a quella di Erivo abitava Ferri Mario, che noi chiamavamo il maresciallo. Un uomo alto, robusto, pieno di coraggio. Lui si era rifugiato nel sottotetto della sua vecchia casa, una casa disastrata, obsoleta, piena di crepe. Da una di queste crepe si accorse del pericolo che stava per correre Ferrierimo. Imbracciò il fucile, sparò e uccise il tedesco proprio sul portone d'ingresso della casa di Ferri. La battaglia si protrasse, con un morto tedesco, un ferito, fino al calar del sole. I tedeschi, che sapevano di agire in una zona a loro stile, sul far della sera, perché a novembre si fa notte presto, decisero di abbandonare il paese e di andarsene. Prima di andarsene, bombardarono il paese con i mortai, fecero uscire dalle case la gente e poi portarono via 29 ostaggi. Questi 29 ostaggi saranno interrogati, torturati, appesero a Rimini e poi successivamente rilasciati. Soltanto 4 rimasero nelle mani dei tedeschi, tra i quali anche mio suocero, e quelli dovevano pagare per tutti. Un bombardamento aereo colpì la città di Rimini e centrò in pieno
la porta del carcere, le porte del carcere di Rimini. E così questi, sotto il bombardamento, ritrovarono la libertà, fuggirono e ritornarono a casa. Questi succintamente, infatti, dicono Sassette, Ferrierio uscì di casa quando ancora era alto, il clamore, il pianto della gente per i morti, c'erano stati 4 morti e un ferito. Poi, dopo 10 giorni, partì di nascosto, fu trasferito a Cantiano e a Cantiano organizzò il primo distaccamento della 5ª Brigata Garibaldi. Quindi è partita da qui la resistenza nel Pesarese. Parini Armanno con 25 partigiani attacca i tedeschi nella zona di Montesoffio. Mentre nella zona tra Trasanni e Gallo, al ponte dell'Armelina, distruggono le linee di comunicazione tra Pesaro e Urbino, i GAD di Trasanni, i partigiani. Chieti distrugge le linee telefoniche tra Urbino nella zona. Altre 2 squadre di partigiani dirette da Ferri Mario eliminano tutte le comunicazioni tra Marcatale e Pesaro. Mentre Peroni Mario, che sarà poi il futuro comandante della Gasperini, con 2 squadre di Camassassette e una squadra di Chivito, una frazione tra Camassassette e Sasso Corvaro, entrano nel paese di Sasso Corvaro, intimano la resa al comandante della stazione dei carabinieri, eccetera, il quale non ha voluto rendersi e viene ferito mortalmente. Questa è la prima azione militare che si sviluppa in una vasta zona con le armi che è stata condotta dai GAP appunto per distogliere, perché era un diversivo, era un'azione diversivo, per distogliere i tedeschi fascisti dal restauramento che avrebbero fatto su Cantiano contro i Picelli e i Granci che stavano nascendo in quel momento, eccetera. Ed ebbe un risultato molto positivo, perché poi i tedeschi e i fascisti non fecero quel restauramento che avevano progettato di fare, eccetera, tutto il giro. Per vedermi condannato, oh partigiano, portami via. Un contadino, poveretto, che c'aveva il figlio, che era fuggito da casa perché anche lui aveva paura che lo prendevano, si è trovato insieme a noi, E sto contadino è venuto oltre e ci ha detto: non vi muovete perché siete tutti circondati, che i fascisti aspettano il prete che torni. Dice: quando sarà libero io vi avviso, vi metterò un segnale nella finestra. E noi aspetto un giorno, aspetto 2 giorni. Al terzo giorno abbiamo visto sta finestra illuminata con un gran lenzuolo e ci si è aperto il cuore, dico, meno male, siamo liberi. E siamo andati oltre da questo contadino. Questo contadino, pensi, che ci aveva preparato le tagliatelle con i polli arrosto, ci ha fatto fare una gran mangiata. E poi dopo, poveretto, giustamente, perché quella volta bruciavano le case i contadini, bruciavano ai contadini, i fascisti. E ci ha detto: mi raccomando, adesso andate via, lasciatemi libero, perché se ritornano mi bruciano tutta la casa. E noi siamo partiti. Crepavamo di fame, sicuro. Che hanno collaborato in un modo strepitoso col mangiare, magari poco ma tutti, un po' di tabacco poco ma tutti, e facevamo alla comunista, chi ha metteva. Era molto 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 dura, diciamo così, perché c'era la gioventù, ma sennò quante volte si dormiva fuori all'aperto, pioveva, era un disastro. E
ci eravamo andati anche come principio per cambiare. E allora i discorsi questi venivano meno. Già c'erano, come eri lì che c'avevi un fucile, un moschetto, c'avevi il mitra, c'avevi questo qui, già te avevi questo, senza ragionare tanto, ce l'avevi per cambiare già. E allora i discorsi erano pochi. E infatti si dovevano fare. Quando Urbino si è liberato, io ero a Santa Maria degli Angeli. Da Santa Maria degli Angeli siamo venuti in Urbino e poi dopo ci sentivamo tanto responsabili di tutto quel che era capitato e ci siamo sentiti in dovere di andare con gli americani fin liberare tutta l'Italia. E quella soddisfazione che ho provato, nonostante il pericolo, perché il pericolo mi ha passato parecchio, però quando andavi a Bologna, Parma, Modena, Brescia, la gente sembrava impazzita dalla soddisfazione che gli avevamo liberati. È una cosa incredibile, difficile da descrivere, la soddisfazione che si è provato in quelle condizioni lì. E lì fino a Milano, fino al 25 aprile, che non è finita la guerra. E se uno aveva un ideale, se aveva un qualche cosa che frenava tutta la paura, bene, e se uno non aveva nulla, ci lasciava le penne, perché non aveva quella prontezza e di sentirsi un qualche cosa, qualcuno. E tanti ci hanno lasciato la pelle proprio per non sentirsi nulla. Sono venuti su per salvarsi e basta. Secondo me anche la scuola fa poco, perché dovrebbe insegnare di più. Dovrebbe mettere in evidenza tutta sta lotta, tutta sta cosa che abbiamo fatto noi. Che abbiamo fatto. Invece non se ne parla, nessuno dice niente. È una cosa piuttosto morta. E io dico la verità, da quel lato sono un po' deluso, insomma, perché noi sacrifici ne abbiamo fatti molti e abbiamo sofferto l'ira di Dio, dice, abbiamo sofferto. La guerra di Grecia. Ho memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via. Il partigiano